Allora, ben trovata a Katia Manfredi, autrice di Petrolio Bollente. È una nostra amica che vediamo di spalle. Lei mi ha contattata dicendo: ho scritto questo libro che racconta proprio della condizione lavorativa femminile odierna e proprio per questo motivo è girata. Faccio spiegare a te, Katia, ricordando che Katia Manfredi è uno pseudonimo proprio per il motivo per il quale tu sei di spalle e non ci stai facendo vedere il tuo volto oggi. Esatto. Intanto buongiorno a tutti. Io diciamo, pur non essendo un romanzo compromettente, in realtà preferisco restare nell'anonimato perché il romanzo tratta degli argomenti un po' delicati che anche guardano il delicato equilibrio tra il profitto di alcune aziende e il rischio sul lavoro. E oltre ad aspetti anche discriminatori. Quindi, ripeto, pur non essendo una storia, diciamo, reale, basata su eventi realmente accaduti, comunque affronta tematiche un po' delicate. Per questo motivo preferisco rimanere nell'anonimato, quindi non espormi. Diciamo che può essere una storia verosimile. Assolutamente sì, assolutamente sì. È, diciamo, un rivivere una quotidianità di eventi in vari settori, nel settore industriale in particolare, e credo che questa sia la storia, alla fine, di molte donne che si ritrovano, anche leggendo il romanzo, probabilmente in episodi simili, vissuti alla stessa maniera, nel tentativo, diciamo, di affrontare una realtà, di regole già fatte e fatta anche di pregiudizi. E quindi in questo tentativo di combattere questa situazione molte donne sicuramente si ritroveranno. È la storia di una protagonista che è una donna ancora giovane, quindi che si sta formando, quindi con le idee, con tante idee in testa, ma che si ritrova ad affrontare questo mondo che è diverso da come lei se lo immaginava. E poi anche perché diciamo che porta, è come se fosse un viaggio verso territori sconosciuti, quindi di ferro, di fuoco, fatto di tubi, di valvole, gente che magari non ha mai sentito parlare di queste cose, potrebbe essere interessante, ecco, immergersi in questo mondo, anche perché la TV preferisce solo poliziotte e dottoresse, ingegneri niente. E poi infine perché è una storia di coraggio. Nel senso che è un modo per riscoprire come affermare le proprie idee sempre, anche quando è scomodo. Pur, diciamo, ovviamente io per scrivere questo romanzo mi sono ispirata anche a dei vissuti direttamente o indirettamente, anche se, ripeto, è frutto della fantasia. Però, come è scritto sulla quarta di copertina, Katia Manfredi aspirerebbe a diventare una scrittrice vera e propria, ma ribadisce che, pur essendo, diciamo, avendo creato questa eroina, sfortunatamente non è lei la protagonista, quindi non è una biografia, perché non è né così affascinante né così intelligente come l'eroina del romanzo. Allora, noi ti ringraziamo intanto per averci dato questa testimonianza, per aver lanciato il tuo libro che provvederemo a leggere. Noi speriamo di averti con noi anche deviso al tuo secondo romanzo, diciamo così? Io guarda, se sicuramente se riesco a vendere 1 milione di copie, sì, direi che mi potrei anche esporre.